Domenica 24 aprile, questo. Raid a colpi d'arma da fuoco a Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, attraversato da fibrillazioni tra clan rivali. Questa volta bersaglio della sparatoria, una Fiat Panda risultata poi intestata ad una società di noleggio contro la quale in via Bernardo 40 sono stati sparati numerosi colpi. La polizia ha repertato e sequestrato 14 bossoli in calibro 9 per 21. Indagini in corso da parte dei militari. Un automobilista ha investito 3 ciclisti, uno dei quali è morto ed è fuggito, ma è stato preso dai carabinieri mentre era dal carrozziere per tentare di cancellare le tracce dell'incidente. È accaduto a Giugliano, alla guida della sua autoritaria blu, un motore truccato, un 24enne ha imboccato un rettilineo stretto a forte velocità. Sulla strada c'erano 3 albanesi in bicicletta che stavano andando a lavorare come braccianti agricoli e sono stati travolti. Uno degli investiti, un 26enne, è morto sul colpo. Gli altri 2 ricoverati in ospedale hanno riportato lesioni e contusioni di vario tipo. Il 24enne, dopo l'incidente stradale, si era allontanato senza prestare soccorso. Tornato nella sua città, Villa Literno, aveva portato la vettura dal suo carrozziere di fiducia chiedendogli di riparare i danni dell'urto. Sulle sue tracce i carabinieri della compagnia di Giugliano, che dopo indagini accurate lo hanno fermato. Il 24enne davanti al GIP ha ammesso la sua responsabilità. Il magistrato ha così disposto la custodia e gli arresti domiciliari in attesa del processo per omicidio stradale e omissione di soccorso. La banda del Bancomat torna a colpire ed entra in azione in piena notte nel centro di Casalnuovo. Nel mirino dei malviventi è finito lo sportello Bancomat di un istituto di credito di via Cancello, sradicato dalla parete e portato via per intero. Stando ad una prima ricostruzione resa dagli inquirenti sulla scorta dei rilievi effettuati sul posto e da quanto emerso finora anche dalla visione delle immagini di videosorveglianza, ad entrare in azione a notte fonda una squadra attrezzata composta da veri e propri professionisti specializzati in questo genere di colpi, che ha abbattuto la parete dell'istituto di credito riuscendo a sradicare completamente il dispositivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. Aggressione da parte di un gruppo di napoletani a un gruppo di tifosi del Liverpool è accaduto questa notte in via Cesare Rosarolla. Il bilancio è di un ferito. Poco dopo la mezzanotte, davanti ad una caffetteria della via del centro storico di Napoli, alcuni sostenitori della squadra inglese stavano consumando bevande prima di tornare nel loro hotel in quella stessa strada. Secondo il loro racconto, sono stati avvicinati da alcune persone con accento napoletano che li hanno aggrediti. All'ospedale Loreto Mare, al pronto soccorso, gli inglesi hanno portato un 26enne con ferite lacero contuse in varie zone del volto ed una contusione al ginocchio, che è stato medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni. La polizia sta acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona per identificare gli autori. E al termine di una indagine coordinata dalla Procura di Napoli, i finanzieri del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari reali emessa dal GIP del Tribunale Partenopeo per oltre 4 milioni e mezzo di euro quale profitto illecito di una maxi frode fiscale perpetrata nel commercio di polimeri e in quello del pellet. In particolare, l'operazione, che ha visto impegnati in oltre 31 perquisizioni su tutto il territorio nazionale, è il frutto di complesse investigazioni condotte in sinergia tra la Guardia di Finanza e funzionari dell'ufficio antifrode dell'Agenzia delle Entrate, che ha portato alla luce una vera e propria associazione per delinquere con base nella provincia di Napoli e probaggini a Roma e Milano, finalizzata all'evasione tributaria attraverso il cosiddetto meccanismo della frode a carosello. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi, a tutti buon proseguimento, arrivederci. Ci sono io.